Bentornati sul canale, bentornati, buon sabato a tutti. Oggi è il giorno del grande ritorno, del campionato di Serie A e l'Inter partirà subito forte questa sera contro l'ostico Monza, come dicevano i vecchi telecronisti, un avversario da prendere con le pinze. Fa ancora caldo, discretamente caldo questa volta anche dalle parti mie, siamo sui 31 gradi centigradi. Stasera sicuramente farà un po' più fresco dalle parti del Giuseppe Meazza in San Siro. È un Inter che si presenta quasi al gran completo, perché entriamo subito nei discorsi di campo, discorsi quelli che più ci piacciono. Inter quasi al gran completo perché mancherà Acerbi, dall'altra parte mancherà Izzo squalificato, oltre a Bettella infortunato, mancherà Acerbi. Senza Acerbi, difesa affidata a livello di centrali a Darmian, De Vrij e Bastoni. A destra, ballottaggio Dumfries Cuadrado con l'olandese in vantaggio, a sinistra Di Marco, preferito a Carlos Augusto, ultimo arrivato, quindi ancora presto, diciamo, per optare un cambio della guardia, anche un turnover certo. E vabbè, tra i pali Sommer, chiaramente. A centrocampo Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu. Sono, diciamo, le scelte che con ogni probabilità farà Simone Inzaghi. In attacco, via alla Tula, Thuram, Lautaro. Coppia in vero non perfettamente assortita. Entrambi sono attaccanti a cui piace giocare, a cui piace venire incontro, a fare gioco, aprire spazio magari per l'inserimento dei centrocampisti, quindi molto adatti alle idee di calcio di Inzaghi. È chiaro che manca qualcuno di più ficcante, e per questo vi dicevo negli scorsi video, occhio ad Arnautovic, occhio a considerare Arnautovic un semplice rincalzo. Secondo me, con questa conformazione dell'attacco, quindi Arnautovic, Lautaro, Thuram e Correa, il più imprescindibile, e non sto dando un giudizio di valore, quindi non sto parlando di valore assoluto, ma di valore relativo, è secondo me proprio Arnautovic, che è quello che riesce ad abbinare sia la presenza in area, non solo fisica, e anche la possibilità di giocare il pallone. Per il resto, dicevo, tutti a disposizione, a parte Acerbi, sono stati resi pubblici e ufficiali anche i numeri di maglia, con Cuadrado dunque che conferma il numero 7, Carlos Augusto il 30 e Arnautovic il numero 8, che fu di Zlatan Ibrahimovic al primo anno di Inter, ricorderete, prima di cambiare numerazione arrivò con il numero 8. Spostiamoci sul mercato. Ci eravamo lasciati ieri nella prima live di questo canale, parlando di Pavard, delle ultime, poi addirittura si era parlato di distanza ancora più vicina. Anzi, Sky Sport con Gianluca Di Marzio aveva addirittura dato quasi per fatto, diciamo, ormai sono talmente vicini con il giocatore, che addirittura ha dato la totale disponibilità, che è quello che vi avevo raccontato io nei giorni scorsi. Totale disponibilità all'Inter, addirittura anche nel caso a diventare nerazzurro a parametro zero da gennaio, quindi quando sarà libero di firmare, ma è chiaro che bisognerebbe aspettare l'estate 2024. E Di Marzio si era detto molto molto ottimista, ha detto praticamente era solo questione di tempo. Poi c'è stata una frenata presunta da fonti tedesche, teutoniche, da Sky Sport Deutschland. In realtà altre fonti, sempre tedesche, come la Bild e come Sport 1, avevano invece confermato
la completa volontà di andare avanti nella trattativa sia da parte dei club che ovviamente del diretto interessato. E lo stesso Fabrizio Romano aveva parlato di parti molto molto vicine che si sarebbero aggiornate nella giornata di oggi. Ora vedremo cosa potrà succedere. Francamente non lo so, ragazzi. Io sapevo quello che vi ho raccontato, non mi tengo nulla. Nel senso, grande disponibilità di Pavard, nonostante la concorrenza della Premier League. Volontà anche di chiudere presto questo negoziato, anche per dare modo al Bayern di trovare nel caso un sostituto, perché si parlava di Stanisic vicino all'addio. È tutto ancora in divenire. Poi in realtà le parole di ieri sera di Tuchel sono un po' state, hanno ricalcato quelle che erano state le parole anche prima della cessione di Sommer, cioè non è, fino a poco fa non era arrivata nessuna offerta, non mi è stato comunicato nulla, finché qui è un giocatore del Bayern, le solite frasi fatte, quindi non ho visto questa chiusura netta che è stata raccontata. Poi, oh ragazzi, è una trattativa difficile, cioè su questo pochi dubbi, sia per l'importo, sia per la difficoltà nel Bayern poi di trovare un sostituto. Il Bayern che ha fatto fatica per trovare un sostituto del portiere. Ha preso Perez ieri, portiere israeliano. E parliamo di un Bayern che ieri ha vinto a Brema 4-0 contro i resti del mio povero Werder. Ha giocato in porta Ulreich. Quindi tutti fanno fatica più o meno e vediamo, vediamo, vediamo. La situazione non è così scontata come qualcuno l'ha descritta, secondo me, ma non è nemmeno conclusa in senso negativo. Veniamo all'attacco. Più fonti confermano la volontà di Sanchez di tornare a Milano, dopo quello che vi avevo detto io, dopo quello che aveva dato per quasi fatto addirittura il Corriere della Sera. Oggi anche Repubblica conferma questa situazione. Occhio, occhio quindi a Correa, perché se Correa resta, ragazzi, è inutile che continuiamo a girarci intorno. Resta Correa, non sarà aggiunta una quinta punta. Io non credo proprio che l'Inter possa fare questa operazione, anche perché Sensi va sempre più sulla via della conferma, Fabian verso il Bologna, Lazaro verso il Torino, e sono in tutto 9 milioni di euro che entrano nelle casse dell'Inter, 5 più 4. Attenzione, manca ancora l'uscita di Agumè. Esposito ormai, possiamo dirlo, è un giocatore della Sampdoria, quindi l'Inter pian piano sta piazzando tutti gli esuberi. Peraltro la Sampdoria che sta per prendere, addirittura diceva il Messaggero Veneto, anche Roberto Pereira, quindi Pirlo sta allestendo una squadra, direi piuttosto discreta per la categoria. Quindi occhio a Correa Sanchez, che dopo la situazione difensori, in un modo o nell'altro, Pavard per lui, sarà secondo me l'ultimo tormentone di questo mercato molto faticoso. Per certi versi farraginoso, che era partito benissimo, poi ci sono state delle difficoltà, ma ragazzi, io non trovo comunque. Ripeto, al di là delle estemporaneità, non trovo scandali. Cioè, ci sta, è così, lo sappiamo. Soprattutto se l'Inter dovesse chiudere il mercato con Pavard e un altro attaccante al posto di Correa, sarebbe veramente certo, sul timing potremmo stare lì a dirle, però sarebbe un'ottima presa, veramente un'ottima presa. E intanto oggi si torna sul campo. Un saluto.